Ok, siamo tornati. Siamo tornati a cosa? Siamo tornati al calcolo del valore dell'azienda. Noi eravamo partiti andando a calcolare i flussi, prima dei flussi la riclassificazione, eccetera, 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 fino ad arrivare al calcolo del valore dell'azienda e lì avevamo messo in pausa. Avevamo messo in pausa, abbiamo affrontato la teoria del portafoglio, avevamo affrontato il CAPM, eccetera, eccetera. Adesso vedremo perché quelle informazioni ci sarebbero servite. E adesso riprendiamo da dove avevamo lasciato, quindi riprendiamo dal calcolo del valore dell'azienda. Quindi il programma di oggi è andare a vedere la teoria di Modigliani-Miller 1. Perché 1? Perché Modigliani-Miller abbiamo senza tasse e con tasse. Oggi facciamo la parte senza tasse, quindi andremo a vedere la teoria con le nostre slide e poi andremo a fare un esercizio insieme con le slide e ovviamente col nostro Excel, che nel corso di finanza non può mancare. Quindi, senza perdere tempo, andiamo direttamente alle nostre slide. Allora, torniamo al calcolo del valore dell'azienda. Eccoci qua, finalmente. Allora, noi ci eravamo lasciati dicendo che A, quindi il valore dell'azienda, A stava per assets, e avevamo detto che ovviamente questo calcolo valeva per il market value dell'azienda, il cosiddetto enterprise value, è la sommatoria dei flussi di cassa netti scontati al tasso R, ok? Dove praticamente questi flussi andavano da 1 a infinito per il semplice fatto che l'azienda tendenzialmente, insomma, non ha una scadenza. E poi avevamo visto anche la formula dell'equity, equity nel senso market value dell'equity, perché come stessa cosa dell'asset, andavamo a calcolare tutto da un punto di vista market value e no book value. Quindi l'equity market value, che poi non è altro che il prezzo dell'azione per il numero delle azioni, è la sommatoria dei dividendi scontati a un tasso R. Anche qua i dividendi vanno dall'anno 1 all'anno infinito per il semplice fatto che l'azienda non ha una scadenza. E avevamo detto che l'asset, ok, era uguale all'equity più la parte di debito. Ovviamente anche la parte di debito è una valutazione di mercato, ok? Questo giusto per fare un piccolo ripasso. Se ti ricordi, abbiamo asset da questa parte, equity e debito da quest'altra, ok? Quindi questo è quello che avevamo detto scorsa volta. Come sempre, valori di mercato, ok? Non book value. La domanda di oggi è: ma esiste una struttura finanziaria, ok? Anzi, come la struttura finanziaria può influenzare il valore dell'azienda? Quando si parla di struttura finanziaria si parla del rapporto tra equity e debito. Quindi qual è quella, esiste anzi una struttura finanziaria ottima, quindi un rapporto tra equity e debito ottimo che può massimizzare il valore della mia azienda? Cioè, il debito all'interno della mia azienda quanto dovrebbe essere? C'è un valore di riferimento? C'è un calcolo, una formula, qualcosa che mi indichi il valore di debito, ok? Quindi la mia struttura finanziaria, che va a massimizzare il valore della mia azienda? Vediamo, per rispondere a questa domanda dobbiamo andare a introdurre la teoria di Modigliani e Miller, che sono due studiosi che hanno studiato tantissimo per quanto riguarda il trovare la struttura finanziaria ottima. E tra l'altro Modigliani, pure italiano, ha preso anche il Nobel per l'economia. Quindi, esiste una struttura finanziaria ottimale? Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione, ciao! Per rispondere a questa domanda partiamo dicendo che i flussi dell'azienda, FCFF, ti ricordi noi quando abbiamo fatto i flussi dell'azienda abbiamo fatto FCFF, poi che c'era tutto il calcolo, FCFO, poi FCFF, che era il flusso che arrivava all'azienda. Poi dopo andavamo a remunerare chi aveva messo il debito, ok? Quindi gli interessi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'FCFE, che era il flusso dell'equity. Quindi i flussi dell'azienda, FCFF, che in italiano sono i flussi di cassa netti, quelli che abbiamo utilizzato per calcolare il valore dell'azienda, servono per ricompensare chi ha messo le fonti, cioè l'equity e il debito. I flussi che crea l'azienda, i flussi dell'azienda, devono andare a remunerare chi ha messo i soldi, quindi chi ha messo debito e chi ha messo equity. Quindi, infatti, una volta calcolato il flusso di cassa dell'azienda, la prima cosa che si fa è remunerare chi ha portato il debito, giusto? Quindi, per poi passare all'FCFE, che è il flusso che serve per remunerare chi ha portato
equity, quindi chi ha messo il capitale. Di conseguenza, la sommatoria dei flussi di cassa netti scontati, 1+R, eccetera, eccetera, è la somma dei flussi dei dividendi, dei flussi che vanno all'equity, quindi i dividendi scontati, più, ok, i flussi che vanno ai debitori. FD sta per flusso del debitore, come per esempio le cedole delle obbligazioni. Quindi, se gli FCFF, o flussi di cassa netto, servono per ricompensare chi ha messo le fonti, quindi l'equity e il debito, vuol dire che noi questi flussi di cassa dell'azienda FCFF o flusso di cassa netto li possiamo dividere in flusso che va all'equity e flusso che va al debitore, ok? Quindi questo è, possiamo dire, è quel flusso che va a ricompensare l'equity e il debitore. Ma, dobbiamo fare un grosso ma, qua e in precedenza e anche quando abbiamo fatto il calcolo del valore dell'azienda, io ho sempre messo una R generale, RRR nel senso di discount rate, nel senso di rendimento del, in questo caso dell'azienda, rendimento dell'equity, rendimento del debito, che noi utilizziamo per andare a scontare i flussi. Ma c'è un grosso ma, perché ogni flusso ha il suo costo opportunità, nel senso, se tu porti equity, sostieni un rischio che è diverso dal rischio che sostiene chi ha portato il debito, giusto? Solitamente chi ha messo il capitale sostiene più rischio rispetto a chi magari ha solo prestato un tot di denaro all'azienda. Di conseguenza, l'equity, il debito e l'azienda, tre livelli di rischio diversi. E avendo tre livelli di rischio diversi, avranno tre rendimenti diversi. È per questo che noi non possiamo trattare R come se fosse il solito R per tutti e tre, perché il debito ha un certo rischio e avrà un certo rendimento, l'equity ha un certo rischio e avrà un certo rendimento, l'azienda ha un certo rischio e avrà un certo rendimento. E siccome noi sappiamo che rendimento e rischio vanno insieme, dobbiamo andare a modificare questo ed aggiungere la R dell'azienda diventa RA, la R dell'equity diventa RE, la R del debito diventa RD. A volte si può non trovare con R ma con K, KE o KD. Questo soprattutto dopo quando faremo il calcolo del WACC. Dovresti trovare KE o KD, ma di poco non cambia niente. Quindi RA, RE, RD. Proprio perché questi tre flussi hanno tre rischi diversi ed è giusto che abbiano tre rendimenti diversi. Allora andiamo a vedere però come si calcola RD, RE e RA. Allora, RA può essere WACC o RO. Quale dei due? Lo vediamo dopo insieme. RE l'abbiamo visto nella scorsa lezione, perché abbiamo visto che dobbiamo calcolarlo con il CAPM. È per questo che noi 2-3 lezioni fa abbiamo fatto una pausa. Perché 2-3 lezioni fa che noi calcolavamo il valore dell'azienda, a noi serviva RE, no? Ma il discorso era, ma io ora RE come lo calcolo? Ed è per quello che abbiamo fatto la pausa nella teoria del portafoglio, perché facendo la pausa nella teoria del portafoglio abbiamo visto che noi non contiamo il rischio specifico, ma contiamo il rischio sistematico. Contando il rischio sistematico a noi serve il coefficiente che era beta, e beta lo utilizziamo in un modello, che è il modello del CAPM, per trovare RE. Quindi noi dovevamo fare una piccola parentesi, diciamo che ci serviva per poi adesso chiudere il cerchio, cioè dire ok, a me serve RE, ma io adesso so come si calcola RE, perché si calcola col CAPM, perché voglio solo il rischio sistematico, mi serve beta, bla 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 bla. Quindi il nostro RE sarà tramite il modello del CAPM e il nostro RD si calcola risk free più premium. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!